sono state trasferite oggi nella Pinacoteca cittadina. Sono le 8 opere della quadreria dell'ospedale Sant'Anna di proprietà dell'ATS in Subria, arrivate a Palazzo Volpi grazie ad un accordo tra l'Agenzia di Tutela della Salute e il Comune di Como. I dipinti, è noto, inizialmente sembravano destinati a lasciare Lario per essere portati a Varese, un trasloco contro il quale si era mossa la politica e la famiglia Comasca che ne aveva sostenuto il restauro. I dipinti, che coprono un arco temporale dal 600 al 900, erano conservati presso gli uffici dell'azienda sanitaria di Via Pestina, non esposti al grande pubblico che ora finalmente potrà goderne. Si tratta di pezzi di elevata fattura, tra cui si annoverano un nuvolone, un panini e un radice. Le tele fanno parte, come detto, della collezione della quadreria del Sant'Anna, un patrimonio di 238 opere costituitosi nei secoli grazie a benefattori e donatori dell'ospedale stesso. Spicca per dimensioni, ricercatezza della cornice e per l'elevata qualità artistica il seicentesco ritratto della famiglia Nuvolone in concerto, realizzato dai fratelli Carlo Francesco e Giuseppe Nuvolone. La tela è stata la prima ad approdare oggi in Pinacoteca. Stiamo già ragionando per organizzare una serie di eventi per valorizzarne anche l'esposizione all'interno della struttura museale. Il 1 di febbraio ospiteremo il primo dipinto all'interno dello spazio di Campo Quadro, che è questa iniziativa dove all'interno temporaneamente diamo luce in particolare a determinate opere. Le 8 opere hanno un valore assicurativo tra i 90 e i 100.000 euro. Questi dipinti sono un bene pubblico e hanno una radice affettiva e storica per il territorio. Questa è la collocazione ideale, ha detto oggi il direttore generale di ATS in Subria, Lucas Maria Gutierrez. Molte di queste opere sono frutto di donazioni di cittadini comaschi ed è giusto che siano rimaste in città, ha aggiunto Adriano Giudici, presidente della famiglia comasca.